Look, sigla. Allora, adesso farò una cosa che non facevo da parecchio tempo qui sul canale, ovvero recensire un'intera trilogia. E chi mi segue sui social network, in particolar modo sulla pagina Facebook, saprà già che questo video sarebbe arrivato a breve. Mi riferisco a The Human Centipede, una trilogia scritta e diretta da Tom Six, un regista olandese, iniziata nel 2010 con il primo capitolo Human Centipede, The First Sequence, proseguita l'anno successivo nel 2011 con The Human Centipede, Full Sequence, e conclusasi 4 anni dopo, il 2015, con The Human Centipede Final Sequence. Allora, io vi avviso sempre quando sponsorizzo un prodotto, quando collaboro con un'azienda, e sapete che parlo solo di prodotti che abbiano a che fare con il mio canale e che mi interessino. Ma quando mi hanno chiesto di partecipare alla promozione di questo, io sono quasi svenuto, perché questa è l'edizione Steelbook Blu-ray con la trilogia di The Human Centipede. Credo che tutti gli appassionati del genere, gli amanti di questi film, desiderassero da anni una cosa simile, una versione completamente non censurata dei tre film, denominata The Movie Centipede, The Tom Six Edition. A questo proposito ho creato l'hashtag SixFTW, che trovate anche in sua impressione, che significa Six for the Win, per supportare questa edizione Blu-ray di The Human Centipede, per supportare anche quindi la Six Entertainment Company. Quindi quello che vi chiedo, se avete voglia, di diffondere il link per l'acquisto del Blu-ray sui vostri social network utilizzando questo hashtag, oppure parlando dei film sempre utilizzando l'hashtag, anche perché ci sono tante persone che magari avrebbero sempre voluto il cofanetto, ma che nemmeno sanno che esista. Quando l'ho condiviso per la prima volta qualche giorno fa sulla pagina Facebook, molte persone sono impazzite dicendo: ma non sapevo fosse uscito, perché non è stato ancora particolarmente pubblicizzato. Quindi più se ne parla e meglio è. Se avete voglia, l'hashtag è questo. Perché The Movie Centipede? Perché Tom Six ha preso il secondo film e l'ha attaccato al culo del primo, ha preso il terzo, attaccato al culo del secondo, il risultato è un film di 4 ore e mezza che contiene l'intera trilogia. Sono i tre film attaccati come se fossero un millepiedi filmico, un movie centipede, e questa cosa è geniale. Tra le altre cose, il disclaimer scritto in inglese, tradotto, dice: attenzione, questi film potrebbero sopprimere l'appetito, causare un'ansia incontrollabile, eiaculazione precoce e in generale costipazione. Quindi già qui capite la follia. Ovviamente 100% approvato a Tom Six. I film sono in lingua inglese, sottotitolati in italiano, perché non sono stati doppiati. A questo punto penso che non lo saranno mai. Per me non è un problema, perché io i film li guardo sempre se ho la versione un video in lingua originale, ma so che alcuni vogliono guardarli doppiati. In questo caso non si può, ma è già qualcosa il fatto che abbiano pensato questo cofanetto anche per il mercato italiano. Se lo apriamo, troviamo allora i due dischi, d'accordo? Perché uno è quello con la trilogia, il meno un po' spartano, ma perché si tratta di tre film, c'è la selezione scene, sono tre film uniti in uno, quindi c'è la selezione scene, per cui anche se è un unico film potete tranquillamente saltare i vari capitoli, ovviamente. Il secondo invece è un disco di contenuti speciali di 7 ore, quindi sono un sacco di contenuti extra, tra cui anche il secondo film Full Sequence a colori, perché sapete che originariamente era in bianco e nero. Io lo preferisco in bianco e nero, però vederlo a colori è qualcosa di interessante. Poi c'è questo libretto dove si possono leggere i ringraziamenti di Tom Six al pubblico per aver supportato i film per tutto questo tempo, e alla sorella Ilona, che lui adora e a cui è molto legato. Esattamente come i film, anche questo cofanetto è stato prodotto e distribuito dalla Six Entertainment Company, la casa di produzione del fratello di Tom Six e di Ilona Six, perché nessuno voleva collarsi l'onere di distribuire tanto i film quanto il cofanetto, per cui lo trovate sul sito della Six Entertainment Company. Trovate il link per acquistare il cofanetto in descrizione qui sotto. Costa 52 euro, ma le spese di spedizione sono gratis anche per l'Italia, e si tratta comunque
di un'edizione autoprodotta, per cui il costo è un po' più elevato rispetto al solito, ma è un gioiellino. Se amate il Cima di Accessi, se adorate i The Human Centipede, è un must have, e comunque si supporta anche il cinema indipendente, che non è una cosa malvagia, anzi io sono molto contento di poter aiutare Tom Six a diffondere la notizia che esiste questa particolare edizione, quindi io sono fiero di possederla. Mi sono guardato i film di nuovo due volte, li avevo già visti all'epoca, ma da quando questa edizione li ho guardati e riguardati, perché mi affascinano tantissimo. Vi avviso fin da subito che da adesso in poi farò spoiler circa tutti e tre i film di questa trilogia, perché sono tre pellicole e se dovessi parlare in maniera generica e poi fare la parte spoiler, il video verrebbe veramente, ma veramente lungo, quindi preferisco parlarne anche liberamente, perché ci sono tante cose che vorrei dire e ho bisogno di andare nello specifico per farlo, per cui ci saranno spoiler. Se non avete visto questa trilogia non posso seguire la questione di questo video, potete andare a recuperarvela e poi eventualmente tornare ad ascoltare le mie impressioni a riguardo. Allora, per quale motivo The Human Centipede è una trilogia che a me piace? Allora, se andate sulla rete a controllare recensioni risalenti a quando il primo film uscì, notate che viene definito come una schifezza, una baracconata, la fiera del cattivo gusto, qualcosa che nessuno avrebbe mai dovuto anche solo guardare, di cui non si dovrebbe parlare. E se invece guardate le recensioni e considerazioni che trovate in rete adesso, si parla di cult, di film che hanno innovato il genere. Come possono cambiare l'opinione nel corso del tempo? La verità è che quando il film uscì nessuno lo conosceva più di tanto, era riservato alla nicchia perché non fu distribuito in sala su larga scala, quello che ricordo, perché comunque, come ho detto, nessuno voleva accollarsi quest'onere, era autoprodotto, il budget era ridicolo e per il budget che avevano, secondo me, non è neanche male il risultato finale. Certo, qualche ingenuità nella regia Tom Six ce l'aveva buttata dentro involontariamente, ma perché comunque era alle prime armi, fondamentalmente è diventato veramente famoso ed è entrato nell'immaginario collettivo, radicandosi nella cultura pop contemporanea, grazie al primo episodio della 15ª stagione di South Park, intitolato The Human Centipede. Allora, Parker e Stone erano forse gli unici che potevano apprezzare in quel modo un film come The Human Centipede, perché sono probabilmente affetti dalla stessa malattia mentale che affligge Tom Six, lo dico scherzosamente, nel senso che anche loro non è che scherzino particolarmente con le idee malate, lo sappiamo, sono 20 anni che producono episodi esilaranti, politicamente scorretti e allucinanti nelle idee, quindi non potevano non apprezzare una cosa di quel tipo. Hanno realizzato quella parodia con Steve Jobs che creava un mille piedi umano, che era poi il nuovo iPad, da cui lanciava l'ultimo iPad, e c'erano loro che si cagavano in bocca e poi arrivava la notifica, una roba allucinante, e quindi da lì tutti si sono chiesti: ma cos'è questo The Human Centipede? Cos'è? Hanno iniziato a guardare il film e quindi l'opinione pubblica si è spaccata in due: da un lato quelli che lo ritengono geniale, dall'altro quelli che lo ritengono una schifezza colossale. Recentemente, in vista di questa recensione, avevo parlato a più riprese sulla pagina di questi film e per l'appunto ecco che in molti avevano iniziato a dire: però no, insomma, ma come fanno a piacerti, è una schifezza, non è cinema. E poi c'erano tanti altri che invece erano contenti, si taggavano perché volevano l'edizione in Blu-ray. Quindi se un film del genere riesce a far discutere, credo che abbia raggiunto il proprio obiettivo, perché alla fin fine l'idea è qualcosa di atroce. E il primo film non mi sento neanche di annoverarlo a pieno titolo nella categoria cinema degli eccessi, per il semplice motivo che sì, l'idea è eccessiva, è malata, tutto quello che volete, ma nella messa in scena non è che ci sia una particolare violenza, anzi diciamo che è un film che si prende sul serio fino a un certo punto, perché comunque il villain, diciamo, la minaccia rappresentata da questo chirurgo tedesco, perché film è ambientato in Germania, ormai in pensione, con manie di grandezza,
con in preda a un delirio di onnipotenza, che ha appena perso la sua creazione, questo cane triplo, questi tre Rottweiler uniti come un millepiedi canino, e decide di sperimentare su dei turisti, su questi tre turisti, due ragazze americane e un turista giapponese, e di creare uno human centipede, un millepiedi umano, quindi cucendo la bocca all'ano del soggetto del soggetto davanti, la bocca del soggetto che sta dietro all'ano di quello che sta davanti. È una cosa allucinante, perché comunque taglia legamenti al ginocchio in modo che non si possa più distendere la gamba, devono stare a gattoni, insomma. C'erano delle scene abbastanza forti da un punto di vista concettuale, come quella in cui il capofilo, ovvero il giapponese, inizia a defecare e defeca in bocca alla povera Krista che sta dietro, che è interpretata da Ashley C. Williams, mentre invece quella in coda era interpretata da Ashley Jenny, che compare anche nel secondo film. E quello che sinceramente ho trovato interessante il fatto che Dieter Laser, che interpreta per appunto il chirurgo, sia sopra riga in una maniera incredibile, ma perché voleva Tom Six stesso che il personaggio fosse effettivamente sopra le righe, perché Dieter Laser in quel film è una maschera espressionista, non a caso il personaggio è tedesco. Quindi Six voleva che fosse eccessivo, voleva che fosse lo stereotipo da B-movie dello scienziato pazzo, una sorta di Fu Manchu ma ancora più fuori di testa. Insomma, io ho sentito all'epoca criticare la performance di Laser, ma l'ho trovato decisamente più sopra le righe, quasi fastidioso, in Final Sequence, nel terzo, dove ritorna nei panni di un personaggio completamente diverso, non fa altro che urlare in maniera veramente campanilistica, però si vedeva anche lì che c'erano delle indicazioni specifiche da parte di Tom Six, perché doveva essere la parodia del classico stereotipo del patriottico militare folle americano, anche lui in preda a un delirio di onnipotenza, però forse hanno un po' esagerato. E il terzo capitolo è quello più bistrattato anche da chi ama The Human Centipede, anche se io l'ho trovato estremamente divertente. Quello che colpisce in particolar modo è il fatto che sono tre film che hanno la stessa idea, ma sono completamente diversi tra di loro. Il primo è fondamentalmente un thriller horror, con momenti in cui l'angoscia e la tensione sono mantenute in maniera impeccabile da parte del regista, che ha cercato comunque col budget che aveva di mettere insieme un film che fosse allo stesso tempo folle ma anche intrigante da guardare. E io apprezzo l'approccio di Six al cinema, perché è una sorta di approccio bambinesco ma un po' malato, nel senso che lui aveva quest'idea assurda e allucinante, ha detto la voglio mettere in scena, è talmente strana, è talmente disgustosa che potrebbe funzionare. Quindi lui si vede che si è divertito a scioccare lo spettatore, e io credo che se un film di questo tipo riesce a scatenare reazioni come quelle che ho visto nel corso degli anni nella gente, che solo a sentire nominare storce il naso, inizia a dire oddio no che schifo, è una cosa schifosa, vuol dire che il suo obiettivo l'ha raggiunto. Perché dobbiamo chiederci che cosa sia l'horror. Convenzionalmente un film horror dovrebbe spaventare, noi associamo l'horror a qualcosa che spaventa, ma sappiamo ormai che non è più solo così. Un horror può spaventare ma può anche disgustare, insomma l'horror deve fare qualcosa che altri film non fanno, deve mostrarti quello che non vedi in un film comico, quello che non vedi in un film drammatico, il sangue, la paura. E questi film ti mostrano tutta la bassezza di cui è capace l'uomo, ti mostrano il sangue, la merda, lo sperma, i liquidi corporei che scorrono a fiumi. Fa schifo, siamo tutti d'accordo, ma è parte dell'horror, è proprio parte di quello strato limaccioso che rimane in fondo all'horror commerciale, che non ti mostrano neanche gli horror più violenti.
perché questi sono film che non trovano spazio in una distribuzione su larga scala. Perché? Perché ti mostrano delle cose che sono assurde, sono trattate esattamente come viene trattata la pornografia. I film porno ormai non li passano neanche più nei cinema a luci rosse, che sono quasi del tutto scomparsi, tranne che in qualche raro caso, all'estero si trovano ancora abbastanza, qua da noi ormai non più, ma erano molto diffusi negli anni 70, 80 e anche per una parte degli anni 90, e quindi capite bene che insomma è un po' la stessa cosa, perché sono due generi bassi. Il porno e l'horror sono quelli che ti mostrano ciò che non troveresti in un film convenzionale in sala, e The Human Centipede può essere un po' associato alla pornografia. Il primo film, dicevo, è interessante, che ci sono per appunto queste due turiste che incappano nella casa di questo scienziato pazzo, perché gli si è fermata la macchina, questo le rapisce e infine crea questo millepiedi umano, e il finale è tragico perché fondamentalmente muoiono tutti a parte la povera Krista centrale, perché si trova il giapponese davanti a lei che si era tagliato la gola, l'amica dietro che era morta per l'infezione, e finisce con i poliziotti che erano arrivati perché avevano capito cosa stava succedendo, che sono stati uccisi dal chirurgo, il quale è stato ucciso a sua volta l'uno dei due, e quindi il finale proprio con questa strage in casa, con la macchina da presa che si allontana, e poi vediamo che in realtà quello che stanno guardando era il film, cioè praticamente nel film qualcuno stava guardando il film, cioè, quindi è metacinema. Il film di Human Centipede esiste anche nell'universo cinematografico, che è già stato mostrato, e lo sta guardando questo personaggio inquietantissimo, che è interpretato da Lawrence R. Harvey, il protagonista di The Human Centipede Full Sequence, il secondo capitolo. Ora, è interessante perché fondamentalmente, se guardate l'edizione Blu-ray, vi rendete conto come ci sia una struttura a scatola cinese, quasi a scatola cinese, no? Quindi il primo film finisce con Martin Lomax che sta guardando il film, quindi quello che abbiamo visto è un film nel film, e lo stesso avviene per il terzo. Scopriamo che il secondo film non è nient'altro che un film effettivamente che stanno guardando in questa prigione, che Tom Six in quell'universo esiste. Infatti nel terzo film si è messo come personaggio, interpreta se stesso, perché l'idea di questo contabile della prigione, che poi comunica al capo, è per l'appunto quella di creare uno human centipede con tutti i detenuti, quindi l'idea è già assurda di per sé. Però credo che Tom Six abbia proprio smontato il freno a mano con il secondo film, perché col primo sembrava ci avesse un po' tirato, come se avesse usato nell'idea ma non volesse usare in maniera esagerata per quanto riguarda invece fondamentalmente la violenza e quant'altro. Sì, non è che non ci sia il sangue, c'è il sangue, ma meno da quello che ti aspetteresti quando senti parlare di Human Centipede. Se uno sente parlare della trilogia e guarda il primo, pensa sì, ok, fa un po' schifo la scena in cui il tizio caga, è disgustoso, però non è che vedi qualcosa, capito? Tutto interno, mentre nel secondo lo vedi proprio. Quindi ci sta, nel senso, sì, è un po' disgustoso, ma niente di esagerato, niente di eccessivo. Per quanto riguarda invece il secondo film, soprattutto gli ultimi 20 minuti sono qualcosa di totalmente fuori di testa. A parte il fatto che Six è stato molto intelligente nel puntare ancora una volta su una maschera, perché se Dieter Laser nel primo film era una maschera espressionista, sembra una sorta di Nosferatu senza bisogno del trucco, nel secondo film Martin Lomax, questo psicopatico che non parla mai, lo sentiamo solo gemere, è un personaggio che fin dal primo impatto, visivamente parlando, è qualcosa di impressionante. Sembra un cartone animato malato, di una cosa spartorita dalla mente di David Firth, che David Firth è un sottoprodotto nauseabondo di David Lynch. No, sto scherzando, io amo David Firth, però porca puttana, David Firth è quello di Salad Fingers, è fuori di testa completo. Ecco, sembra un personaggio uscito dalla mente di David Firth, e è stato bravissimo, e secondo me l'istrionismo di questo attore lo comprendiamo nel momento in cui ti rendi conto che il contabile del terzo film non è nient'altro che lui con i baffetti, senza occhiali, perché nel terzo film parla, nel secondo no, e Martin Lomax è un personaggio che mi ha affascinato. Oltretutto il secondo film secondo me funziona molto
molto di più del primo, non solo per le atrocità che vengono per appunto messe sullo schermo, che ti fanno capire di quanto questo film appartenga effettivamente a categoria del cinema di eccessi, ma perché c'è il bianco e nero rende tutto più sporco, rende tutto più anche inquietante, e ci sono tanti riferimenti a Hitchcock e a Psycho, no? Il rapporto malato di Martin Lomax con la madre e il fatto che lui ne sia succube. Tra l'altro Martin Lomax è un personaggio molto particolare, quest'uomo sui 40 anni che purtroppo ha subito violenze sessuali da parte del padre, che è finito in galera per questo, ma la madre lo colpevolizza perché dice che le manca il marito ed è colpa di Martin se lui è finito in prigione, e tra l'altro è in cura da questo psichiatra inquietantissimo, che è già visivamente assurdo, con questa barba foltissima alla Karl Marx, il quale a sua volta vorrebbe abusare del povero Martin. E c'è una scena verso la fine del film, più o meno verso l'ultima mezz'ora, in cui vediamo uno psichiatra che è nel parcheggio dove lavora Martin, senza sapere che lui lavori lì, in macchina con questo suo compagno di puttan tour che si sta facendo fare un pompino alla prostituta, e dice che però avrebbe preferito farsi il ragazzo ritardato, riferendosi a Martin, il quale poco dopo lo vedrà. Vedrà quello che sta facendo e ne approfitta per sparargli ai genitali e poi ucciderlo, perché nel modo in cui lo toccava aveva ravvisato il tentativo di abusare di lui. Il ricordo delle violenze subite dal padre è talmente terribile che reagisce con questa rabbia violenta. Quindi Martin Lomax è deviato a causa degli abusi subiti e quindi si eccita sessualmente pensando allo Human Centipede. C'è questa scena che è abbastanza famosa di lui che inizia a masturbarsi guardando il film di Tom Six, e fin qui la cosa è già abbastanza allucinante di suo. Non fosse che non si accontenta di masturbarsi normalmente, ma lo fa avvolgendosi il pene con della carta vetrata. Cioè, capite che già questo è atroce, e non è comunque la cosa più atroce che troviamo nel film, perché Six è stato molto bravo a costruirti tutta quanta la tensione, ancora di più che nel primo film, perché la questione del millepiedi umano arriva solo negli ultimi 20 minuti. Per tutto il film vediamo Martin che inizia questa sua escalation di violenza, rapendo le persone, tra altre cose il suo modus operandi è o sparare per ferirle, poi tramortirle con un colpo di piede di porco, oppure ci dà giù di piede di porco e basta. E oltretutto rapisce a un certo punto questa donna incinta che poi accantona perché è convinto che sia morta, uccide, cioè rapisce per poi uccidere i genitori di questo bambino che lascia in macchina perché gioca al lavoro. Tra altre cose, ovviamente sembra tutto sospeso tra finzione e realtà, perché è assai improbabile che nessuno si accorga che questo nello stesso parcheggio sta massacrando un sacco di persone lasciando tracce di sangue. Però capite, è un film che ti crea un contesto in cui tutto questo non è particolarmente assurdo, meglio lo è, ma lo accetti. Cioè, capito? Non è che stai a chiederti ma come fa, come non fa. È talmente assurda l'idea in sé che certe cose sai perfettamente che in questo contesto possono succedere e basta. E tra l'altro il contesto metacinematografico non c'è solo per il finale, in cui scopriamo che anche questo era un film che stavano guardando altre persone, ma soprattutto perché a un certo punto lui cerca di aggiungere al suo Human Centipede gli attori del primo film di Tom Six, e infatti nel film, come ho detto prima, compare Ashley Jenny nel ruolo di se stessa, e c'è questa scena in cui lui per portarla nel capannone dove deve eseguire l'operazione l'ascolta e fa finta che la stia portando a questo problema per Quentin Tarantino. C'è lei che racconta delle curiosità riguardanti il primo film in quanto attrice. Diceva: ci dovevamo far fare la doccia ogni volta che iniziamo a girare, perché sei costantemente a contatto con le chiappe di un'altra persona. Ed effettivamente, mentre ne parlavo, ho detto: cazzo, però effettivamente non mi sono mai chiesta questa cosa qui. Cioè, gli attori erano comunque costretti a immergere la faccia nel culo di quello davanti. Se ci pensate, è abbastanza disgustoso anche da mettere in scena come concetto. Per cui Tom Six deve essere un regista particolare, lavorare con lui non deve essere facile, però come ho detto prima sembra anche uno che si diverte moltissimo nel fare quello che fa. A livello registico il secondo è molto migliore rispetto al primo. Il primo aveva degli enormi limiti soprattutto nel montaggio, ma ce n'è anche il terzo in realtà. Forse sarà il bianco e nero, sarà che è molto più malato rispetto agli altri due,
Però, o meglio, forse il terzo è ancora più malato, ma è più trash, è più volutamente trash, si prende molto meno sul serio. Il secondo ha dei momenti in cui ridi perché è esagerato da far paura, ridi se sei uno abituato al cinema degli eccessi, perché comunque alla fine c'è anche di peggio rispetto a questo film, eh. Ad esempio penso a quello che mi ha fatto vedere Andrea di Sciva Produzioni, che peraltro anche lui ha recensito questi film di Tom Six, e vi lascio il link alle sue recensioni in descrizione qui sotto, perché comunque sapete che per il cinema degli eccessi quelli di Sciva Produzioni sono dei guru, io non mi ci metto neanche. Dicevo, Crazy Murder è forse, oddio, è peggio magari nelle scene di violenza, ma forse è meno malato in effetti. Però anche la Vomit Gore Trilogy va oltre, oppure all'anterior, cioè insomma ce ne sono di film comunque malati che sono anche peggio di questo. Però questo qui ha proprio dei momenti in particolare che sono assurdi, come ad esempio quando lui alla fine crea il mille piedi da 12 elementi e vuole vedere le persone che si cagano in bocca, allora inietta del lassativo a tutti e vedi proprio le feci che iniziano a esplodere dalle ferite, perché è un lassativo che causa diarrea, quindi proprio il sangue e la merda sprizzano letteralmente sulla macchina da presa. Ecco, questo è il cinema degli eccessi effettivamente, nel senso che è proprio un qualcosa che ti mostra ciò che non hai mai visto, quello che è il discorso che facevo poco fa. E alcuni potrebbero dire, ma allora che cosa servono film del genere? Sono intrattenimento basso, non nel senso che è di basso livello, perché è anche fatto bene, basso nel senso che va proprio nella profondità del disgusto, capito? Tu questi film li ricordi per il disgusto e dici no, che schifo, non ho stomaco, non voglio guardarli. È una forma di horror, è una forma di intrattenimento, è lo sfogo di quella parte malata che in fondo c'è un po' in tutti gli esseri umani, ma in un ambiente sicuro, cioè capito? Non è una violenza vera, è finta, è un'esorcizzazione della violenza vera, delle brutture che possono compiere gli uomini. Io questi film li adoro proprio perché riescono a essere anche divertenti in un certo senso, perché sono talmente assurdi e grotteschi, perché comunque Lawrence L. Harvey è un personaggio estremamente grottesco, proprio da vedere. Poi quando interpreta Martin Lomax è pazzesco, no? Enorme, bassissimo, con i capelli unti e radi, lo vedi subito e ti inquieta con questi occhialetti che lo fanno sembrare un serial killer, cosa che poi alla fine diventa, perché come nel primo film muoiono praticamente tutti. Peraltro la sorte di Martin Lomax è terribile, perché lui teneva questo mille piedi da cui era ossessionato in casa, in questo terrario, e alla fine la Iena, prima che lui la uccida tagliando la gola, riesce a prendere l'imbuto con cui aveva nutrito lo Human Centipede, glielo infila su per l'ano e gli fa entrare nel corpo il mille piedi. Quindi Martin Lomax muore tra atroci sofferenze, perché viene detto dallo psichiatra all'inizio del film che il morso del mille piedi è qualcosa di dolorosissimo. Quindi capite bene che effettivamente l'idea di questo qui che muore in questo modo è terribile. Però c'è forse ci sono due scene che mi hanno colpito particolarmente. Una, che è sopra le righe in una maniera esagerata, che è quando la donna incinta si sveglia, scappa, praticamente si mette in macchina e Martin Lomax cerca di tirarla fuori la macchina. Lei si spaventa appunto che partorisce, il bambino appena nato finisce sotto al pedale del freno, lei per scappare pigia il freno e schiaccia il bambino appena nato, che è una cosa terrificante detta così, ma vi assicuro che vedendola si prova un misto di disgusto, terrore, ma è anche talmente esagerata che scoppi in una risata nervosa. Un film che ti fa fare questo per me è horror puro al 100% e non riesco a classificarlo come porcheria, mi dispiace, ma è talmente assurdo, talmente malato. È l'utilizzo del cinema nella sua forma più pura di intrattenimento, deviata però, che mi viene da dire, no, ma tu sei un genio, cioè è atroce, ma perché è un film che vuole essere atroce. Poi la scena in cui, dopo che ha iniettato il lassativo a tutti quanti, Martin si mette in coda e si avvolge il pene nel filo spinato, peraltro vediamo tutto, cioè nel senso non vediamo la penetrazione, ma anche nel momento in cui si masturba con la carta vetrata vediamo il pene di Martin, quindi suppongo l'attore non credo fosse finto, e praticamente inizia ad avere un rapporto, credo anale, mi pare sia anale, con l'ultima della fila,
con il pene avvolto nel filo spinato. Ed è una scena che dura un minuto buono, di lui che ansima e sbuffa con questa tizia che urla come una pazza e gli altri davanti che urlano perché è atroce quello che sta succedendo. È una scena talmente malata, talmente deviata, che io quando l'ho vista ho detto, no vabbè, ma porca puttana, cioè, quello sì che era una cosa, era un elemento che non avevo mai visto in un... Cioè, ripeto, c'è anche di peggio, per l'amor del cielo, però se pensiamo al primo film che conteneva pochissima violenza, era comunque un po', era anche sopra le righe quello, forse un pochino meno, nel senso che c'è una scena con Dieter Laser che nel primo mi ha ammazzato a ridere, quando loro stanno scappando perché sono riusciti a ferirlo, e vedi il chirurgo che sale e non ce la fa più perché sta salendo scale trascinandosi perché ha le gambe martoriate dalle bisturate del ragazzo giapponese, e a un certo punto vedi che lecca il sangue che è colato dalle ferite dei tizi che sono stati collegati come mille piedi umano, e leccando il sangue diventa più forte, quindi come se fossero gli spinaci di Braccio di Ferro. Cioè, quella scena è qualcosa di semplicemente meraviglioso. Quindi il secondo film è decisamente migliore sotto tanti punti di vista rispetto al primo, oltretutto l'uso delle musiche. Nel secondo ci sono pochissime musiche rispetto al primo, perché rende il tutto più inquietante, capito? È un film completamente diverso, è questo che adoro, perché il primo è un film, il secondo è un altro, il terzo è un altro ancora. Il terzo ha come contrasto una fotografia luminosissima, è arrivato 4 anni dopo il secondo, non so nemmeno io bene perché, e è forse il più debole della trilogia, ma a me ha divertito lo stesso tantissimo. Mi ha divertito tanto, ma perché? Perché è un film che fondamentalmente si prende tanto in giro, e è Tom Six che prende per il culo se stesso. Tom Six è pienamente consapevole di come vengono considerati i suoi film, ma è anche consapevole del fatto che sono diventati dei cult. Infatti a un certo punto lo stesso personaggio di Dwight parla con Tom Six, perché ha chiamato per una consulenza per capire se effettivamente è possibile creare un mille piedi umano, e gli dice: il film è diventato un cult, è diventato un meme vivente. Basti pensare alla parodia porno, all'episodio di South Park, capito? Celebra i suoi successi, si autocelebra, ma è anche molto autoironico con se stesso, no? Cioè, lo stesso personaggio, perché la cosa geniale del terzo film, The Final Sequence, qual è? Che i due protagonisti sono Dieter Laser, che come vi ho detto è forse eccessivamente sopra le righe e risulta anche un po' fastidioso, ma si vede che si è divertito a interpretare Billy Boss, che è il capo della prigione, questo uomo violentissimo. Però, che poi scopriamo essere tutto un sogno del chirurgo del primo film, poco prima di catturare le ragazze, quindi è proprio è un casino, capito? Ecco, Dieter Laser è Billy Boss, ma il contabile è sempre Lawrence Harvey, cioè il Martin Lomax del primo film. E anzi, quando vediamo che in realtà sono loro due che stanno guardando il secondo film, alla fine del secondo, c'è a un certo punto nel terzo, proprio all'inizio, Billy Boss, cioè Dieter Laser, che dice al contabile: tanto lo so, piccolo nanetto Vanesio, perché mi hai fatto vedere questi film, perché sei identico al pervertito del secondo. E ragazzi, quando io vedo queste cose qui sorrido, perché il terzo sembra un film di Robert Rodriguez dopo che si è fatto di acidi. I riferimenti sono palesemente quelli, solo che è tutto esagerato. Perché? Perché Tom Six ha un gusto molto più trash ed eccessivo, è un regista eccessivo. Va bene così. Il terzo ha una regia forse un filino meno ispirata rispetto al secondo. Sarà che il bianco e nero faceva tanto, Fotografia molto colorata, un'atmosfera trash da B-movie all'ennesima potenza, con momenti gratuiti come ad esempio Billy Boss che si fa recapitare dall'Africa un barattolo con dentro clitoridi essiccati. Perché? Cioè, nel senso, quando rimange e dice sono clitoridi essiccati, io sono lì che dico: ma perché? Ma porca di quella puttana, cioè, capito? È una roba che... E poi c'è una scena in cui c'è Billy Boss che sogna che i detenuti alla fine lo beccano, e praticamente c'è quel detenuto che lui ha castrato, e peraltro vediamo la castrazione. Io lì è stato l'unico momento in cui ho tolto lo sguardo, perché a me i momenti di mutilazione genitale danno proprio fastidio, è l'unica cosa che veramente mi faccio fatica a guardare. Mutilazione genitale maschile o femminile non mi importa, è proprio anche nella scena famosa in cui la Gainsbourg in Antichrist si mutila il clitoride, io lì sono stato male, nel senso che ho proprio distratto lo sguardo, e anche mentre parlo inizio un po' a sbavettare perché mi dà proprio fastidio, è proprio una cosa che... Quindi
quando per appunto sogna che arriva questo qui calcastrato che praticamente dice adesso ti fotto ma non lo farò nel tuo sudicio culo, ti farò un buco nel tessuto soffice dei reni, gli fa un buco col coltello dei reni e inizia a scoparsi quel buco. Io ero lì che pensavo perché? Ma quale disagio ti porta a immaginarti un detenuto che scopa il capo, il boss della prigione in un buco che gli ha fatto nei reni? Oltretutto venendogli dentro. Quindi boh, non lo so, capito? È gratuito, ma è talmente esagerato, è talmente oltre che sì, può disgustarti, ma fa anche ridere. Cioè è questo il punto, ridere di violenze di questo tipo perché sai che sono finte, perché sai che sono cose non reali nel film, capito? Non è successo veramente, capito? Tom Six voleva fare questo, voleva portare lo spettatore nei meandri più malati della sua mente, ma facendo capire che lui ne ride, che lui è uno eccessivo in questo modo e che usa il cinema come un divertissement. Però è anche una cosa seria. Nel libretto che troviamo nell'edizione Blu-ray c'è una cosa molto bella che lui dice, che adesso vi voglio leggere. Essere un regista mi calza il pennello come un guanto, perché è uno degli ultimi delle ultime professioni realmente dittatoriali. E come regista non ci può essere mai una democrazia. La vera arte sta nella visione personale dell'individuo e non possono esistere compromessi. Sebbene realizzare un film sia un processo collettivo. Quindi è interessante perché capite, da questo discorso capiamo che comunque non è un cialtrone, è uno che ha una sua visione. E trovo francamente questa cosa veramente interessante, quindi sono veramente felice che sia riuscito a completare questa sua trilogia. Quindi il terzo film ha questo carattere un po' tanto sopra le righe. Oltretutto c'è anche Eric Roberts che interpreta questo governatore che è disgustato quando vede cosa succede, perché poi oltretutto Bill Boss va oltre lo human centipede carcerario, a cui attacca anche la segretaria che usa come oggetto sessuale, come un personaggio disgustoso lui, e crea il bruco umano, lo human caterpillar, cioè prende tutti quelli che sono condannati all'ergastolo, gli fa segare braccia e gambe, della scena in cui Tom Six stesso mette lui che vomita quando vede questa cosa, e praticamente è uno human centipede ma con persone senza braccia e gambe, una cosa addirittura più malata, per cui è pazzesco il fatto che dicano ma l'abbiamo fatto perché così riduciamo i costi, cioè è una roba allucinante. C'è il governatore che dice ma questa è una violazione dei diritti umani, ma va? E tante cose, c'è Dieter Laser che cita se stesso, quando c'è il tizio con la sacca per colostomia che non può essere attaccato allo human centipede, dice mi dispiace amico mio ma tu non sei compatibile, devo eliminarti, che è la frase che il chirurgo, interpretato sempre da Dieter Laser, dice al camionista che rapisce all'inizio film perché non è compatibile nei tessuti, quindi lo uccide con un'iniezione. Peraltro quella scena in cui uccide il tizio con l'iniezione letale è pazzesca, perché Non c'è bisogno di un particolare trucco, no, semplicemente vedi il tizio che inizia a contrarsi, Dieter Laser con la faccia da pazzo che sta godendo nell'ucciderlo, e ha impatto come scena. Mentre invece utilizza espedienti visivi decisamente più spettacolari e terrificanti nel secondo, quando vediamo, perché il secondo è pazzesco perché tu sai già com'è l'operazione, ma nel primo vedi un'operazione dal punto di vista chirurgico, nel secondo non la fa un chirurgo, la fa un pazzo furioso con arnesi arrugginiti, e quindi vedi proprio quando taglia i legamenti, è terribile. L'unica cosa, forse le reazioni umane delle persone che vengono torturate sono poco credibili, perché dovrebbero urlare come delle aquile, invece le vedi solo che un po' soffrono. Però sapete che spesso e volentieri di questi film, soprattutto per gli attori secondari, utilizzano magari attori non professionisti. I primari sì, i protagonisti sono tutti attori, i secondari meno. Per cui se dovessi fare la mia personale classifica di questa trilogia sarebbe secondo, primo, terzo, o meglio, se dobbiamo guardarlo da un punto di vista più concettuale, se dovessimo guardarlo dal divertimento direi terzo, secondo, primo, perché comunque il terzo è quello proprio più divertente. Però
il secondo è più completo, a mio avviso, più completo nella regia, più completo negli espedienti visivi, nel concetto, perché comunque il secondo è un film che è malato perché ha il protagonista, una persona estremamente malata. Però allo stesso tempo Martin Lomax è un pazzo furioso che fa cose orribili, ma ti fa pena. Ti fa pena perché capisci che è diventato così per via degli abusi che nessuno gli ha evitato, neanche la madre. E la scena in cui ammazza la madre è un qualcosa di assurdo, perché prima la fa mordere dal mille piedi, poi le spacca la testa con il piede di porco, poi bussa al soffitto per attirare l'hooligan del piano di sopra, che precedentemente, quando la madre aveva bussato sul soffitto, era sceso giù per menarlo e dire come ti permetti, lo fa scendere, così poi gli può sparare, agganciarlo anche lui allo human centipede. E tra l'altro notare come la madre voglia uccidere il figlio e poi uccidere se stessa. Infatti vediamo una scena in cui lui entra in camera e vediamo lei che sta coltellando le coperte, convinto che ci sia lui sotto, invece era solo il cuscino. Lui cosa fa? Si mette sdraiato, pronto eventualmente a essere ucciso, perché è talmente succube della madre che arriva a volerlo uccidere solo quando lei le sfonda il suo progetto, che aveva questo album dove ha raccolto tutte le informazioni su Mille Piedi Umano. E quindi il secondo è sicuramente, dal punto di vista dell'orrore, dal punto di vista del cinema degli eccessi, forse più completo. Il terzo è molto violento, ma è una violenza volutamente molto campanilistica, però seriamente io fossi stato in Tom Six avrei un pochino placato Dieter Laser, perché è veramente troppo esagerato, può risultare fastidioso, me ne rendo perfettamente conto, però era il personaggio che doveva essere così, era la parte più folle del chirurgo che appariva in sogno sostanzialmente, quindi ha una struttura circolare questa trilogia e che finisce dove inizia fondamentalmente, presumibilmente quando lui si sveglia che ha sognato la cosa della prigione pochissime ore prima di andare a rapire il camionista e di insomma di poi fare del male alle due ragazze. Peraltro molti dicono ma sono film in cui i personaggi hanno reazioni stupide. Beh, ma ragazzi, sì, sono B-movie, sono fatti apposta, sono film di serie B, sono film che vogliono sfruttare determinati cliché, lo fanno apposta, non è a caso. Per cui io sinceramente sono abbastanza convinto che comunque il terzo abbia il terzo poi è eccede in tutto, perché affida al personaggio di Billy Boss tutto il marcio che può esserci in una persona, delirio di onnipotenza, misoginia, misantropia, una violenza incredibile. A un certo punto non si trattiene più, ammazza i detenuti come se niente fosse. Quando ammazza il tizio della colostomia gli ficca la pistola nel buco dove era la colostomia, gli spara e sprizza sangue verde dappertutto, una cosa disgustosa. Oppure alla fine ammazza il dottore, ammazza lo stesso contabile che aveva avuto l'idea dello human centipede della prigione. Insomma, personaggio veramente assurdo che mangia clitoridi essiccati, ma che cazzo! Quindi insomma, rendiamoci conto, per cui è un film che vuole andare oltre, che vuole esagerare, essere campanistico, prendere per il culo, Tom Six si prende fondamentalmente per il culo, fa definire da Dieter Laser i suoi film delle cazzate da B-movie, insomma. È un film così, che può piacere come non piacere. Non lo ritengo orribile come dicono tanti, è diverso. Cioè, ecco, la trilogia ha proprio il pregio di essere riuscita a sfruttare la stessa idea per tre film, ma creando tre film di, non dico di genere diverso, ma che sfruttano tre diversi aspetti dell'horror. Il primo sfrutta l'horror più psicologico, perché è più psicologica l'idea dello, cioè quello che succede, c'è meno violenza, più violenza, meno violenza fisica, più violenza psicologica. Il secondo sfrutta la violenza quella visiva, il terzo sfrutta quella violenza visiva in stile trauma, cioè quella violenza talmente esagerata che quasi non esiste, capito? È la violenza più trash. Quindi francamente sono tre film che mi sono piaciuti parecchio, quindi è una trilogia che adoro, mi raccomando. Questo cofanetto ve lo consiglio, vi consiglio la visione, ma sappiate che state per vedere qualcosa di veramente estremo, magari meno estremo di altre cose che ci sono in giro, ma è comunque estremo. Quindi se siete impressionabili, ve lo ripeto,
evitate di approcciarvi alla visione di questi film, perché non so quanto vi convenga davvero, perché alcuni stanno proprio male nel vederli. Io fortunatamente sono anestetizzato queste cose con tutti i film del genere che mi sono visto, però insomma sappiate quello che andate ad acquistare. Comunque è un'edizione che per i collezionisti davanti al film, secondo me, è assolutamente da avere. Quindi io credo di aver detto tutto quello che c'era da dire su questa trilogia. Chiedo di scrivere un commento qui sotto cosa ne pensate, cosa, mi raccomando, ci tengo a sapere quello che ne pensate. Io vi abbraccio, grazie di essere venuto tanto ma tanto bene. Noi ci vediamo al prossimo Movie Vlog.